Salve ragazzi, benvenuti in un tutorial di Minecraft. Oggi vi spiegherò i one command. Che cosa sono i one command? Sono appunto dei comandi che si devono inserire nel command block. Questi codici, questi comandi, aggiungono delle cose davvero fighe in Minecraft, dei boss, dei mob, dei nuovi attrezzi. È davvero una cosa fighissima. Allora, per prima cosa dobbiamo prendere un command block che si prende con give chiocciola p Minecraft command block. Eccolo qui. Allora, lo piazziamo per terra e qui dobbiamo mettere il comando che vi lascio qui sotto in descrizione. Lo inseriamo e facciamo fatto. Ecco, come vedete, qui comparirà tutto. Tutti il codice che abbiamo messo, che è davvero lungo. Prendiamo un blocco di redstone, ma anche una torcia, quello che volete voi, e accendiamo il blocco. Come vedete, sta generando tutta questa struttura, che eccolo qui. E come vedete, questa è la struttura che ci serve. Non distruggetela perché non funziona. Se volete disattivare il comando, basta cliccare qui. Cosa aggiunge questo comando? Aggiunge degli utensili. Utensili davvero davvero fighissimi. Allora, per utilizzare questi utensili dobbiamo prima crearli, ovviamente. E ci serviranno una lampada, eccola qui, un elmo di diamante, ecco, e infine una torcia di redstone, eccola qui. Mettiamo tutto questo per terra e pam, ci creerà il mining helmet. Cosa ci fa questo mining helmet? Ci consente di vedere al buio. Adesso noi mettiamo notte, ok, basta mettere questo elmetto e iniziamo a vedere al buio ed è infinito. Quindi vedremo, abbiamo appunto la visione notturna per all'infinito. Ok, togliamolo. Mettiamo giorno. Ok, ciao Enderman. Allora, adesso prendiamo una bottiglia, ampolla di vetro, ecco perché è tradotta in ampolla. Poi una piastra di vetro, pannello, eccolo qui. E un elmo di diamante. Elmo di diamante, eccolo qui. Mettiamo tutti questi oggetti per terra. E si formerà un altro elmetto, il diving helmet. Cosa ci serve questo? Serve per respirare sott'acqua all'infinito. Adesso lo indossiamo. Come vedete, respirazione acquatica infinita. Andiamo qui sott'acqua. Ci mettiamo in survival. E come vedete, respiriamo all'infinito. Davvero, davvero una cosa figa. Adesso facciamo un altro utensile, sempre riguardante l'acqua. Vediamo questo. Ok. Si fa con un secchio d'acqua. Secchio d'acqua. Eccolo qui. Poi ci serve una piuma. E infine degli stivali di diamante. Mettiamo ovviamente gli attrezzi per terra. Eccolo qui i nostri stivali. A cosa servono questi stivali? Beh, per camminare sott'acqua. Vi mostro subito. Come vedete, camminiamo sott'acqua. Quando qui è notte, vediamoci anche. Ecco qui, guardate, camminiamo sott'acqua e possiamo anche correre, andiamo velocissimi ed è una cosa molto utile perché se dobbiamo scavare sott'acqua appunto. Allora, creiamo un altro attrezzo, vediamo questi due oggetti. Allora, prendiamo un bottone, pulsante scusate, pulsante di pietra, poi una TNT, eccola qui, e una pala d'oro, eccola qui. Adesso vi faccio vedere gli attrezzi veri e propri, quelli forse più importanti, più fighi. L'excavator. Excavator. Che cos'è questa pala? È una pala davvero utilissima. Dovete per utilizzarla, come vedete così, c'è una pala normale. Invece se voi mettete la pala nell'ultimo slot, ovvero in nono, dovete mettervi ovviamente in survival. E come vedete, guardate. Pam. Guardate che figata.
ovviamente la pietra non la può fare, può rompere solo la terra. Quindi vediamo. Ah, anche a mani nude si può fare. Ah, anche. Wow, quindi. Anche se basta la mettete qui, potete anche rompere a mani nude. Ma basta fare così. Guardate, creiamo anche delle stanze. Davvero in modo facilissimo. Guardate. Guardate quanto scaviamo. Così. Basta prendere un blocco di terra e potete andare all'infinito. Potete rompere anche i blocchi della Netherrack, la pietra madre, che è appunto indistruttibile. Un altro utensile è un piccone, che ci servirà un blocco di smeraldo, quindi abbastanza costoso. Un blocco di smeraldo, una torcia di redstone, ecco. Poi un diamante e un piccone d'oro, ok. Piazziamoli per terra. Sì, ma non me li dare, for. Ok. E ci crea il Giga Drill. Che cos'è il Giga Drill? Mettiamoci in survival. Ok. Andiamo qui. Guardate. Così è normale. E guardate, è già velocissimo di suo. Guardate quanto scava. Se voi lo mettete nell'ultimo blocco, nell'ultimo slot, guardate, è velocissimo. È velocissimo, guardate quanto è veloce. È una figata pazzesca. Pa. Cioè, se dovete prendere, avete bisogno tipo di pietra, mamma mia. Ed è indistruttibile, ragazzi, eh. Siamo in survival, è indistruttibile. Qua vi faccio anche un esempio. Mettiamoci un attimo in creativa. E prendiamo l'ossidiana. L'ossidiana, come sapete, ci vuole sempre un po' per romperla. Mettiamoci in survival. Così è molto molto più veloce a prendere anche l'ossidiana. Davvero una cosa utilissima. Mettiamoci in creativa. Ok, adesso facciamo l'ultimo attrezzo per oggi. Che questo attrezzo è molto costoso, infatti non lo potete fare subito. Ma vi assicuro che in survival è molto molto utile. Ci servirà un Ender Dragon. Quindi se voi facete siete in survival, dovete appunto sconfiggere l'Ender Dragon. Io che sono in creativa lo prendo. Se volete prendere subito il Ender Dragon, dovete fare un codice, ovvero give chiocciola p e scrive drag, poi preme tab e schiacciare invio e ci dà il nostro uovo di drago. Adesso prendete delle sbarre di ferro, una bistecca, però deve essere cruda, deve essere manzo crudo. Poi prendiamo della pelle, cuoio, anzi dovrebbe essere cuoio, ecco qui cuoio. Mettiamoli tutti per terra. Ok. E ci crea il cow spawner. Cos'è il cow spawner? In inglese significa lo spawn di mucche. Mettiamoci in survival. Ok. Piazziamolo e guardate, in survival è utilissimo. Potete fare una farm di mucche infinite, cioè basta, spunteranno sempre, basta chiudere la stanza o il recinto e avrete mucche infinite. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e se ne volete altre lasciate un mi piace, commentate qui sotto se appunto questi tipi di video vi possono piacere. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.